Eder. Mech. Pallister. La tabaccheria in via Marchese de Rosa ha visto passare pezzi di storia di Foggia che non potrà mai raccontare. Era un locale amato e frequentato da molti, dal grande allenatore Zeman, ai funzionari dell'ufficio del registro, come Francesco Marcone, all'ex brigatista Nadia Desdemona Loce, e persino da Massimo D'Alema. Era un luogo in cui si entrava per comprare le marche da bollo per le domande di invalidità o le ricariche telefoniche. Ma questo ieri è finito tragicamente. Dopo una telefonata anonima al 112, il corpo di Francesca Marasco è stato trovato riverso in una pozza di sangue all'interno della sua rivendita di tabacchi. Sembra che l'assassino fosse solo alla ricerca di qualche spicciolo, magari per poi acquistare droga. Purtroppo, nel quartiere ci sono poche telecamere di videosorveglianza e, quelle che ci sono, non funzionano. La città ha proclamato una giornata di lutto e molti hanno deposto mazzi di fiori dinanzi alla saracinesca dell'attività ormai abbassata per sempre. La tragedia di Francesca Marasco ricorda l'omicidio di Francesco Traiano, il titolare del bar tabacchi, Gocce di Caffè, colpito durante un tentativo di rapina. È morto a causa delle gravi ferite riportate. La morte di Francesca simboleggia la fine di un'epoca in cui la gente per bene riusciva ancora a mettere in minoranza la delinquenza locale. La città intera è rimasta sconvolta dalla perdita di una donna gentile ed educata, schiva e riservata, che vendeva sali e tabacchi, e che consigliava ai suoi clienti di andare piano. Fa male alla salute. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.